Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna che anche questa settimana vi propone una puntata tutta da correre. Prima o poi doveva succedere, Merli, Filosi e Vender, i tre bad boys del Valchiese, sono campioni italiani di corsa in montagna staffetta. Diversi anni che ci proviamo e mai raggiungiamo il primo gradino del podio e farlo qua al Ciolo col mare, insomma l'attesa ne è valsa la pena. E l'anno scorso avevo corso qua, sapevo che era un bel percorso, sapevo che era adatto alle nostre caratteristiche e quindi nonostante diversi acciacchi o comunque non fossimo tutti quanti al 100%, sapevamo che si poteva fare. Doveva essere però una grande battaglia, l'avevamo messo in conto, lo è stata, è andata bene, quindi aspettare qualche anno e vincere qua col mare dietro ne vale la pena, quindi siamo contentissimi. Al femminile tutte dietro la premiata ditta targata Re Castello di Bonzi e Gaggi. Questo campionato è stato una bellissima esperienza sia per la location, l'esperienza in sé, e devo dire che con la Re Castello ci portiamo a casa questo titolo e altri piazzamenti che ci permettono di festeggiare il nostro 70° anno dalla fondazione, quindi speriamo che anche i nostri compagni di squadra siano contenti e questa vittoria la dedichiamo un po' anche a loro e al nostro presidente. Dalla corsa in montagna alle lunghe distanze, all'Adamello Ultra Trail si sono messe in luce due ragazze decisamente strong, Alessandra Olivi e Francesca Crippa. Diciamo che avevo veramente una buona condizione e quindi sono arrivata anche abbastanza serena, abbastanza tranquilla, senza soffrire troppo. Siamo partiti con un sole splendente e un panorama magnifico. La prima parte è stata bellissima e ho sofferto molto i cambi di clima dall'ombra al sole, quindi molte salite della prima parte erano al sole e sono state difficoltose perché soffro molto il caldo. Quando poi si girava versante ci si trovava all'ombra e quindi era veramente uno sbalzo termico non indifferente. Poi quando si è fatto buio ha cominciato a scendere la nebbia ed è diventato un grosso problema perché proprio mancava la visibilità. E purtroppo con la frontale più fai luce meno vedi. Io per fortuna avevo la traccia sull'orologio e mi sono un po' gestita. Questo non mi ha impedito di sbagliare, però insomma ho rimediato. Nelle mie precedenti ultra trail partivo un po' con il freno a mano tirato. Invece questa gara, complice il fatto di aver provato il percorso quest'estate, ho provato a partire più forte. Sapevo di non dover lasciare troppo distacco alle avversarie fin dall'inizio e sapevo anche che la seconda parte della gara è quella in cui io mi gioco meglio le mie carte, e così è stato, ci ho provato. Da metà gara sapevo di essere lì davanti, ma ho provato in tutti i modi a non pensarci perché altrimenti non sarei riuscita a rimanere concentrata, l'emozione sarebbe stata troppa. E quindi ho provato a gestirmi e a correre dove riuscivo, tutte le discese, anche quelle tecniche, e direi che meglio non poteva andare. Restiamo in tema di performance in rosa degne di nota. Al Mela Vertical stravince Giulia Murada. Sono molto contenta di come è andata la mia gara, certamente non mi aspettavo di scendere sotto i 38 minuti, mi sembrava già buono poter stare sul tempo dell'anno scorso, invece ho migliorato quasi 2 minuti e non pensavo, perché non credevo neanche di essere tanto in forma, invece a quanto pare non capisco bene quando sono in forma e quando non lo sono. Decisamente è stato un bel test per quest'inverno, anche se poi dopo sugli sci è sempre tutta un'altra cosa e l'importante sarà andare forte fra qualche mese, però da sempre fiducia a fare un buon risultato così, soprattutto quando è inaspettato. Quindi ci rivedremo sicuramente il prossimo anno e adesso vediamo se fare ancora qualche garetta o pensare direttamente all'inverno. Continua il magic moment di Giambattista Simucheca, che vince anche il Trail del Nevegal. Una volta vado qui a correre, però bene perché io ho vinto oggi, anche saluti tutti, partecipazione atleta, saluti organizzatori, perché dopo Zagape invietimi, tu vado a correre qui, tutti bene, parecurus è bene, non tanto dura come la Zagape, però io tanto bene, 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 bene tutti.
Sul colle, come lo chiamano i bellunesi, successo ex aequo nella gara in rosa con Giulia Paul e Fabiola Conti. Diciamo che l'abbiamo deciso gli ultimi chilometri, dato che abbiamo fatto la gara praticamente insieme dai primi metri, e ci è sembrato comunque giusto condividere la vittoria e la fatica fatta. Siamo sempre state lì a qualche metro di distanza in salita, magari allungavo di più, poi lei mi raggiungeva sul corribile. Per le creste alla fine lei era sempre lì, io ero sempre lì, lei allungava, io allungavo, lei allungava, e alla fine durante la discesa ci siamo dette: dai, cosa facciamo? Arriviamo insieme, no? Ormai. E allora è stato bello così. Anche per questa settimana è davvero tutto. Il nostro consiglio non cambia: che siate in allenamento o in gara, continuate a sognare, osare e non mollate mai.